Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action, da e con gli studenti, per la città e il territorio. Vuol dire l'impegno diretto nei confronti proprio delle persone, degli enti, a sviluppare una consapevolezza proprio nel tema dell'energia. Ovviamente andare a sviluppare questo tipo di consapevolezza risulta essere estremamente importante nel contesto nel quale appunto stiamo vivendo, al fine proprio di andare a far conoscere alle singole persone, comunque o anche alle amministrazioni, alle politiche, quanto sia importante affrontare e in che modo appunto possono essere affrontate questi temi che sono sicuramente così centrali. La conoscenza nei confronti proprio di queste tematiche è centrale, che deve essere sicuramente però anche accompagnata e gestita da delle politiche da parte appunto delle amministrazioni locali, ma anche delle amministrazioni nazionali o addirittura quelle sovraeuropee, al fine proprio di dirigere al meglio queste tematiche. La povertà energetica racchiude tutte quelle persone che non possono permettersi l'acquisto dei beni primari e soprattutto dei servizi energetici. Ma cos'è effettivamente questa povertà energetica? È un fenomeno per cui una famiglia non riesce ad arrivare a fine mese a pagare la bolletta. C'è chi definisce il tema della povertà energetica, quindi dell'energia stessa, come un vero e proprio diritto umano, perché la persona non deve ridursi a scegliere se mangiare oppure illuminare la propria casa. E l'energia dovrebbe essere fruibile da tutti, dovrebbe essere un diritto per tutte le persone, non solo per chi può comprarla e quindi acquistarla. Le comunità energetiche partono da un desiderio di trovare modi alternativi di organizzare e di gestire i sistemi energetici, quindi in un processo più democratico e partecipativo. È nata tramite una direttiva europea del 2018 che raccoglieva l'esigenza ovviamente di incrementare il fabbisogno energetico di autoconsumo delle famiglie. I benefici quindi sono di tipo sociale, ambientale piuttosto che economico. E le attività primarie si svolgono nel campo dell'energia rinnovabile. E in realtà, come dicevamo, le comunità energetiche sono un buon mezzo per combattere, anzi ridurre quantomeno la povertà energetica. L'università, all'interno dei processi di transizione energetica, ha un ruolo fondamentale di educare le nuove generazioni a compiere azioni sempre più consapevoli per un futuro sostenibile. Credo di andare a formare quelli che sono i cittadini di domani, andandoli quindi a fargli sviluppare una consapevolezza, una conoscenza nei confronti delle tematiche così importanti come quelle energetiche e ambientali, ma anche la capacità di andare a fare ricerca e ad andare a diffondere al di fuori proprio dell'ambito universitario quelle che sono le tematiche così inerenti proprio al mondo dell'energia. I processi partecipativi in generale sono caratterizzati dalla presenza di ascolto, interazioni e una buona gestione dei conflitti interni. La transizione energetica è uno dei problemi dell'umanità di questi anni ed è un processo molto complesso. Per renderlo più semplice, rapido ed efficace è bene che venga condiviso dalla maggior parte delle persone, quindi stiamo parlando della popolazione, dei cittadini e quindi di democrazia deliberata. Il Patto dei Sindaci è un movimento politico che nasce nel 2008 e viene incentivato dalla Unione Europea e i sindaci aderiscono liberamente. Anche la città di Cesena fa parte del progetto del Patto dei Sindaci che quindi mira a sviluppare delle politiche appunto verdi al fine di garantire la transizione energetica ed ecologica. E ogni comune quindi, ogni sindaco,
deve adottare entro i 2 anni dalla sua adesione al movimento un piano d'azione, cioè fronte ai 3 temi attuali per affrontare la transizione energetica, quali mitigazione, adattamento, povertà energetica. Ovvero Information and Communication Technologies sono delle tecnologie di telecomunicazioni, software, computer e analisi di dati che possono servire appunto per la lotta al cambiamento climatico, in quanto attraverso l'analisi di questi dati e attraverso i software si possono trovare delle strategie per ovviare al cambiamento climatico. Un esempio può essere quello di Snap4City, ovvero un progetto a Firenze in cui attraverso tantissimi sensori messi all'interno della città che registrano le emissioni e il traffico, il comune può attuare delle strategie per la diminuzione delle emissioni, per esempio, di CO2. Le amministrazioni si stanno sicuramente muovendo bene in alcuni casi nei confronti della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico. Un caso sicuramente emblematico è quello della città di Bologna. Bologna sappiamo che è stata indicata tra le 100 città europee che dovranno raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Quindi, avendo aderito alle 100 città clima neutrale, ha sviluppato un progetto che si chiama appunto Bologna Missione Clima, che ha appunto l'obiettivo di andare a ridurre dell'80% le emissioni appunto di CO2 e di compensare il restante 20% entro appunto il 2030. Inoltre la città di Cesena ha aderito anche al cosiddetto Green City Accord, che è un movimento anche in questo caso promosso da sindaci appunto delle città europee, che ha l'obiettivo di andare anche in questo caso a sviluppare dei progetti green, andando quindi anche in questo caso a sviluppare quelli che potrebbero diventare dei progetti pilota per il raggiungimento della neutralità climatica. Ateneo può compiere diverse azioni o progetti che siano volti a migliorare il rapporto che ha le persone all'interno del campus e, proprio con sia l'ambiente circostante che anche con lo spazio in cui abitano. Prendiamo l'esempio dell'Università di Bologna, sta attuando una serie di politiche, per esempio di efficientamento energetico, di mappatura degli edifici appunto di sua proprietà, al fine quindi di andare a costituire anche in questo caso un sorta diciamo di punto di riferimento anche per tutta la comunità, al fine di proprio sviluppare delle politiche verdi anche proprio all'interno del manufatto architettonico edilizio che è collocato proprio all'interno del territorio regionale. I PED, Positive Energy District, sono dei distretti con importazione e produzione di energia rinnovabile e conseguente emissioni di CO2 pari a zero. Sono delle zone, di alcune città, appunto dei distretti, in cui si ha lo scopo di avere una rete, di autofinanziare praticamente energicamente il distretto attraverso la produzione in loco di energia rinnovabile, creando magari anche un surplus di energia. Esistono diverse tipologie di PED a seconda di come va a essere prodotta e dove appunto viene prodotta l'energia elettrica, ma l'obiettivo di tutti questi progetti, quindi sia la comunità energetica sia appunto quello dei PED, è quello di andare a costituire dei progetti pilota al fine proprio di andare a far scattare, se così possiamo definire, delle scintille per far diffondere appunto questi progetti all'interno proprio di tutta l'Unione Europea, al fine proprio di raggiungere quella che è la neutralità climatica e non dipendere più dai combustibili fossili.